professionale di Pesaro. E noi abbiamo il settore legno e il settore alberghiero. E devo innanzitutto ringraziare appunto voi di Terra Trentina che ci ospitate, quindi ospita la nostra mostra. Devo ringraziare la provincia, devo ringraziare il Muse e anche l'Aprie che ci hanno dato l'opportunità appunto di fare questa mostra. La mostra è stata fatta in occasione di un concorso che appunto organizzato dal Muse, dall'Aprie e dalla provincia. E il tema era di questo concorso trovare metodologie, delle strategie comunicative per poter divulgare un messaggio che a noi come scuola ovviamente, ma che ci teniamo tantissimo, che entri nel pensare comune l'importanza del legno non solo come bene primario, ma anche a livello ambientale, della salvaguardia della CO2. I ragazzi sono partiti entusiasti veramente in questa attività, anche perché hanno detto, se non noi che siamo i falegnami del futuro, chi deve fare una cosa di questo tipo? E abbiamo partecipato con 3 classi e siamo orgogliosissimi perché abbiamo preso il primo e il secondo posto. Il primo con la mostra e il secondo con il video. E infatti vi consigliamo insomma di vederla e sarà qui fino al 10, dicevamo. E il tema appunto è quello del valore del bosco, il valore del legno in particolar modo, anche perché gli americani dicono dalla culla alla tomba, il legno ci segue from cradle to grave, quindi in tutta la nostra vita. Se ci pensate, siete seduti su panchine di legno, respiriamo comunque l'ossigeno prodotto dagli alberi, viviamo in case di legno, tutto ciò che ci circonda è legno. Però questa idea, questo senso insomma di appartenenza è un qualcosa che manca nella nostra quotidianità ed è un qualcosa che appunto noi vogliamo come scuola, soprattutto i ragazzi, vogliamo trasmettere al pubblico più ampio possibile. Grazie professoressa.